Insomma, un accorato appello al sud da parte di chi c'è nato come Angelo Mellone. E allora noi andiamo al nord invece in questo caso, andiamo su una linea di confine. Lo riprendo dalla stampa, capitali all'estero, Berna apre a Roma, è un articolo di qualche giorno fa, ma insomma ci ricorda l'attualità di questa questione. Gianluca Timpone, i capitali italiani escono dal nostro paese, una volta c'erano gli spalloni, che sta succedendo e quali sono le norme approvate dal governo? Ebbene sì, con il decreto fiscale appena varato, lotta dura a coloro i quali esportano o fanno rientrare capitali dall'estero che eccedono la soglia minima massima consentita pari a 10.000 euro. Ciò significa che ogni qualvolta un determinato soggetto tenta di esportare, quindi fare uscire denaro dai nostri confini nazionali per una somma eccedente i 10.000 euro, è soggetto a sanzioni che sono state molto molto aumentate, tant'è vero che si va da una sanzione del 30% fino ad un massimo del 50%. Non conviene molto, mi assolutamente pare no, fino a qualche tempo fa conveniva perché la sanzione ridotta era pari al 5%, e quindi pari al 5% fino ad un massimo di 250.000 euro, ossia se io esportavo 200.000 euro al massimo potevo essere sanzionato pari ad una sanzione del 5%, quindi una cosa irrisoria che non disincentivava i soggetti a varcare i confini nazionali con la valuta e quindi con il denaro contante. Paradisi fiscali? Beh, paradisi fiscali anche lì, lotta dura, perché oggi come oggi, nel momento in cui un determinato soggetto svolge una determinata attività, le imposte vanno pagate esclusivamente laddove si produce ricchezza, per cui in passato una determinata azienda aveva la sede legale alle Cayman oppure nei cosiddetti paesi offshore e molto probabilmente le imposte venivano assolte altrove. Oggi come oggi, con tutte queste norme che sono state varate e potenziate con l'ultimo decreto fiscale, tutto ciò non può essere assolutamente fatto. Liste degli evasori? Allora, liste non parliamo proprio di liste agli evasori, ma parliamo di tutti coloro i quali sono stati sorpresi a non emettere e la ricevuta fiscale e soprattutto lo scontrino fiscale. Tutti questi soggetti vengono inseriti in una lista da sottoporre ad un eventuale accertamento, ossia si tratta di soggetti cosiddetti inaffidabili nei confronti del fisco, nei confronti dei quali lo stesso fisco dedica loro maggiore attenzione attraverso appositi accertamenti mirati. Gianluca Timpone, noi lo ringraziamo e ho tra le mani con una certa fatica, lo sostengo, il rapporto 2012 dell'Eurispes. L'avvocato Andrea Catizzone si occupa dell'osservatorio sulla famiglia dell'Eurispes. Quali sono le novità che questo rapporto presenta in relazione alla famiglia e poi questa novità, questo ragionamento che si fa sul divorzio breve? Come al solito l'Eurispes ha anticipato uno studio perché di questi giorni, di queste settimane ultime, l'approvazione dalla Commissione Giustizia della Camera di una nuova normativa che riguarderà le modalità del divorzio. Quindi si accorciano i tempi e anziché aspettare i 3 anni tra la separazione e il divorzio, come accade attualmente, si avrà una riduzione di 1 anno se non ci sono figli e invece di 2 anni se ci sono dei figli maggiorenni. Tra l'altro, prego. Rispetto appunto a quello che abbiamo analizzato come Eurispes, questo provvedimento va assolutamente in linea con quelle che sono le aspettative degli italiani, perché l'82% degli intervistati sono favorevoli al divorzio breve. Qui ovviamente la domanda non era stata posta sulle modalità attraverso le quali fare questa riforma, ma comunque sicuramente c'è un'esigenza fortissima di accorciare i tempi del divorzio, proprio perché nelle more tra la separazione del divorzio e la conflittualità, anziché diminuire, che era proprio quella poi l'idea della legge per verificare se le coppie si sarebbero riunificate, solo l'1% delle coppie separate poi si rimette insieme, invece c'è proprio la voglia, l'esigenza di accorciare questi tempi. Va bene.
e noi li accorciamo. Esattamente. Se c'è un plebiscito così grande, l'82%, li accorciamo tutti i tempi possibili. Devo dire che leggendo il rapporto ci si accorge che sui temi etici in particolare gli italiani continuano molto a dividere su questioni per esempio come l'eutanasia, 50% e 50%, c'è veramente una divaricazione stretta. Grazie all'avvocato Catizzone, grazie a Gianluca Tipponi. Io volevo tornare. Stimato i bricce da tazze caffè parite, sotto tenito zucchero e in coppa marasita, ma è tanta che ha già avuta e tanta che ha già girato.